Ok, oggi panino, ritorniamo a fare i panini ragazzi, con il polipo. Polipo arrosto. Ok, allora olio. Olio extravergine di oliva. Olio in camicia. E peperoncino. Appena soffrigge. Con cosa lo facciamo il polipo? Con le scime di rape stufate. E facciamo andare 25 minuti, 30 minuti, anche meno, le controlliamo a mano. Il prossimo step, melanzane tagliate sottili. Melanzane tagliate, le spurghiamo con del sale. Le lasciamo. Ai pomodorini ho fatto incisione a croce e adesso li andiamo a sbollentare 5 secondi in acqua bollente per cavargli la buccia. Via. L'acqua è salata, quindi nella stessa acqua andiamo a cuocere il polipo. Mangiamo 2 o 3 volte e poi lo lasciamo andare. E lo facciamo cuocere 25 minuti. Ok, adesso ho tolto la buccia a tutti i pomodorini. Poi spacchiamo in quattro e li togliamo i semi, lasciamo solo la polpa. Passati 25 minuti, poco più di 25 minuti, quindi vado a cavare il polipo. Lo metto in un contenitore e lo lascio raffreddare. Poi prendo poco meno di mezzo mestolo di acqua di cottura del polipo, la filtro e me la tengo da parte. Poi una bistecchiera la ungiamo d'olio, la ungiamo con dell'olio d'oliva e andiamo a cuocere le melanzane. Adoro le melanzane alla griglia, sono buonissime, ma dove anche solo le melanzane. I nostri scimi di rape sono pronti, quindi cavo
aglio e peperoncino e lo vado a mettere in un contenitore di plastica alto. Poi aggiungo la polpa di pomodorini. L'acqua di cottura del polipo, dell'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e vado a mixare. Ok, il polipo si è raffreddato, quindi adesso andiamo a tagliare i tentacoli, caviamo il puntino nero che ho qui dentro e dividiamo tutti i tentacoli uno dall'altro. Abbiamo diviso i tentacoli con un batecco da spiedino, cioè li infilziamo tutti i tentacoli, tutti quelli che avete deciso di mangiare, almeno due batecchi. Ok, così, poi saniamo da una parte e dall'altra. Olio extravergine da una parte e anche dall'altra. E andiamo a cuocere sulla griglia. Ok, nella solita bistecchiera, quindi andiamo a mettere il polipo. E la facciamo cuocere 5 minuti per lato. Quindi l'emulsione di pomodoro, peperoncino, acqua di cottura, olio sotto, la base. Poi cime di rape, le cime di rape, buonissime. Il polipo. Di nuovo la salsa del pomodoro. Grigliate. E stracciatella per finire. Stracciatella di Putignano. C'è davanti. Buonissimo ragazzi. Buon appetito!